sera di San Valentino. Ieri, su Corriere della Sera, ho letto la storia di Michelle, scritta meravigliosamente da una grande scrittrice italiana, Silvia Vallone, e ho pensato che l'avrei riscritta io peggio per farla diventare la Buonasera di San Valentino. Michelle è nato da due giorni appena, quando i medici di Montefalcone scoprono che ha il cuore rotto. Siccome non sono in grado di riaggiustarglielo, infilano questo neonato in un'ambulanza e lo portano all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove con i cuori sanno fare miracoli. La diagnosi è terribile: cardiopatia dilatativa congenita del ventricolo sinistro, una frase molto complessa, ma significa che Michel non avrà una vita normale, o come dirà lui qualche anno dopo, che crescerà con un bel po' di sfighe. Il sistema immunitario, infatti, non lo immunizza. Ma lui non ci fa caso, e mentre i suoi amici giocano a pallone, Michel divora libri di filosofia e di storia dell'arte, finché a 16 anni un'infezione gli succhia tutte le forze, e se non lo riportassero di corsa a Bologna gli toglierebbe la vita. A salvargli la vita è un medico che si chiama Gaetano Gargiulo. Quando Michel riapre gli occhi dopo l'operazione è uno stuzzicadente di 30 kg con il cuore chiuso dentro una valigetta nera, una macchina che si chiama Quad, che è collegata al suo petto da un piccolo tubo che si fa strada attraverso un foro nella pancia. Quella valigia che porta al collo diventerà la sua prigione e la sua salvezza, fino a quando non gli troveranno un cuore nuovo. In attesa del trapianto, Michel abiterà all'ospedale a Sant'Orsola. Per non abbattersi, questo ragazzo incredibile tiene alto il morale lui ai compagni di stanza, disegnando cuori con le matite, e dice sempre: restando qui tutto il giorno ci tocca occuparci della bellezza, e con l'arte puoi dare il meglio anche quando soffri. Lui va in giro con la mascherina e tiene sempre questa valigetta con i cavi e le batterie a portata di mano. Gli basta una passeggiata di 5 minuti per costringerlo a letto un giorno intero, e le cose si fanno sempre più difficili, fino a quando una mattina i dottori entrano di corso nella sua stanza e gli dicono: Michel, siediti, perché dobbiamo dirti una cosa importante. Lui capisce e non si siede, così loro gliela dicono lo stesso. È arrivato il cuore, quello che aspettavamo, il cuore nuovo, forse va bene per te. E Michel ci ha pensato un sacco di volte, no, a quel momento. Ha sempre saputo che la sua esistenza sarebbe dipesa dalla scomparsa di qualcun altro. Una morte che porta dentro la vita. Ed è emozionato e chiede ai medici quanto durerà l'intervento. Loro gli dicono 4 ore. In realtà ce ne vorranno 15 per aprirgli il torace. Sarà ancora lui, il professor Gargiulo, a farlo. Il professor Gargiulo che Michel ha ribattezzato Cardio Imperator. Ecco, Cardio Imperator fa un altro capolavoro. E nel magrissimo corpo di questo ragazzino il cuore nuovo si contrae a un sussulto. Poi le pulsazioni cominciano a farsi rapide, potenti, regolari. Tum, tum, è il suono della vita che ritorna. Michel riapre gli occhi e la valigetta nera non c'è più. Allora chiede se può portarsela a casa, ma gli dicono di no, e lui ci resta anche un po' male, perché in fondo ci affezioniamo tutti alle nostre catene. Ma quando esce dalla terapia intensiva fa una cosa che non aveva mai fatto nella vita: si mette a correre nel corridoio. Ha 18 anni adesso, un cuore nuovo, ed è venuto al mondo 2 volte. La seconda con un progetto. Lui dice: spiegare a tutti che cosa significa donare un organo e che cosa significa aiutare chi è in attesa di un trapianto. Perché il dolore mi ha insegnato solo questo, che la felicità è un bene comune. La felicità è un bene comune. Con la parola coraggio, non so se ci avete mai pensato, deriva da cuore, coraggio, no? Cuore. E perché la vita batta col suo ritmo regolare, bisogna sempre che si incontrino 2 coraggi, quello di chi la dona e quello di chi la riceve. Un cuore in fondo non è nient'altro che questo, non è nient'altro che avere coraggio. Buonasera.